collaborazione ottima che ha portato poi al positivo risultato dell'arresto di Gennaro Solito, avvenuto appunto il 24 gennaio di quest'anno. La collaborazione è iniziata diciamo dalla metà, poco prima di Natale, e proseguita fino alla sua cattura. Era sicuramente un personaggio di spicco, era stato arrestato infatti nell'ambito di un'operazione importante dei carabinieri del ROS nel 2010, condannato appunto a 14 anni, che è anche significativo dello spessore criminale del Solito, ma era anche un personaggio, possiamo definire, eclettico. Aveva partecipato a un film anche importante, che aveva avuto dei premi nazionali e internazionali, mi risulta.